finale. Iniziamo. Allora, buongiorno, benvenuti a tutti da parte dell'Associazione Amici del Museo di Forte Mirteto, che ha realizzato il Comune di Forte Mirteto il restauro di questa bellissima opera che è stata finalmente restituita ai cittadini di Poggio Mirteto. Come vedete, i lavori sono stati fatti con la massima cura. Ringraziamo chiaramente la dottoressa Cupelli, qui presente, che ha permesso quest'opera fosse realizzata. L'ha fatto in memoria del fratello Graziano, e noi penso che la finalità con cui è stata data la possibilità del restauro sarà quella di restituire alla popolazione di Poggio Mirteto questo monumento iconico, questo monumento storico. Ringraziamo il Comune di Poggio Mirteto che ci ha consentito di poter rimettere in ordine tutte le pietre che voi vedete una per una, che erano state trasferite al Parco San Paolo. Voi oggi le vedete come erano originariamente. Innevia, Lombardini, Fabbrini, qui presente, è una delle ultime testimoni che hanno utilizzato questo lavatoio per vari anni, e noi abbiamo realizzato video che è un testimonial storico con la quale viene raccontato di come veniva utilizzato, quando, chi era addetto ai lavori. Quindi c'è tutta questa parte che fortunatamente non è andata persa grazie alla memoria storica di Nevia e della figlia. E quindi noi adesso vorremmo che tutti voi partecipate. Franca, prego. Commossa, vi ringrazio immensamente per essere qui e per partecipare a questo momento che riguarda tutti noi. Io credo di aver fatto tutto sommato la parte più semplice, perché il grosso l'ha fatto a parte l'amministrazione, l'ha fatto Andrea, l'ha fatto Gabriel, l'ha fatto gli amici del museo e tutti i volontari che hanno cominciato a ripulire questo posto. E io pensavo, quando io ho cominciato a lavorare alla ASL nell'82-83, pensavo che questo posto fosse una discarica, nel senso che il tetto era sfondato, quindi c'erano lamiere, però c'erano queste meravigliose colonnine di ghisa, e siccome io pensavo di ricominciare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, pensavo di prendermene. Mi disse, perché sei matta? Quello è un lavatoio del 1500, detto, in quelle condizioni, ecco. Quindi, partecipando alle conferenze degli amici del museo, dove c'era il modellino restaurato del lavatoio, così, come dire, mi è venuta spontaneamente questa idea, no? Quando ho parlato con mio marito, ho detto, ma se noi cerchiamo di finanziare il restauro del lavatoio, e ho pensato a mio fratello, che ho perso alcuni anni fa, persona tra le persone. Questo perché mio fratello era appunto una persona, e con il termine persona, che può sembrare generico, in realtà è molto identificativo e specifico di ognuno di noi. Noi siamo tutte persone, cioè siamo dei pezzi unici nell'universo, che ci incontriamo con altri pezzi unici. Quindi, certo, mio fratello è uno, diciamo, di quelli tra virgolette meno fortunati, perché ha cominciato, diciamo, la sua esistenza quindi con i ricoveri, con le gessature, con problemi vari. Però io credo che la differenza la fa nello stare, diciamo, nel mondo, ognuno di noi, come noi facciamo le cose. Soprattutto, diciamo, il prenderci cura dell'altro, ma prendendoci cura anche di noi stessi. Credo che mio fratello sarebbe molto felice se fosse qui, perché
perché lui aveva fatto il bidello e aveva un importante rapporto con tutti i bambini, particolarmente con i bambini a carica di disabilità. Forse, come dire, riuscivano a essere in sintonia molto di più rispetto, cioè molto di più, più con loro rispetto ai bambini normali. Quindi restituendo questo spazio a tutti noi. Quindi noi pensiamo con Andrea di organizzare delle mostre a Centro Continuo, decideremo se mettere le piante, questo magari faremo, no, un piccolo sondaggio. Referendum. Io sono contrario alle piante perché altrimenti qui dopo si degrada. No, non puoi influenzare. Il dibattito serve a mantenere viva la prospettiva. Qui c'è l'esperto delle acque. Quindi abbiamo molti esperti. Poi ecco un'altra nostra idea che adesso io approfitto di lanciare questo spazio qui davanti, di trasformarlo in un giardino a disposizione di chiunque, non solo dei pellegrini che magari fanno, voi sapete questa è la strada di Francesco, ma a disposizione di chiunque, perché soprattutto d'estate qui arriva prima l'ombra, quindi forse un po' più fresco, e vabbè, questo è un'altra delle nostre idee, anche perché noi abbiamo condiviso che diciamo un mondo più bello significa anche con non solo diciamo con edifici più belli, più ben fatti, ma anche fiori e piante influiscono sul nostro, diciamo, un po' sulla nostra vita, non ci risolvono tutti i problemi della vita, però aiutano un po' a vivere meglio. E, che dire, andiamo avanti. Grazie. Anche una piccola mostra, se poi volete, fotografica di com'era e di come è arrivata. E sapete tutti chi ha ristrutturato una casa, sapete tutti quanto è importante le maestranze, la ditta, perché se non funzionano è la fine. Invece noi abbiamo trovato delle persone eccellenti. Dov'è Stefano? Va bene, poi lo ringraziamo perché si sono appassionati a questo. Esatto, non solo hanno fatto i lavori da scienza e coscienza, ma si sono proprio calati in quanto persone nella situazione. Quindi quello che voi vedete è il risultato anche del loro, diciamo, della loro passione. Grazie mille. Quindi grazie a Mariana Fagiani per l'architetto che ha seguito tutti i lavori al progetto, quindi per le autorizzazioni ringraziamo tutti gli uffici che hanno seguito, che ci hanno permesso, ci hanno aiutato, l'assessore della cultura perché veramente ha seguito tutto l'iter e ci ha dato una grande mano in sovrintendenza, perché questo progetto è dovuto passare in sovrintendenza, quindi abbiamo dovuto ritardare logicamente i lavori di partenza. Poi una volta fatto il progetto, però noi intanto ci siamo avvantaggiati con i volontari ripulendo, diciamo, l'area, perché era veramente abbandonata, e quindi quello che abbiamo potuto fare, abbiamo fatto anche una raccolta fondi, siamo andati avanti. Vedete, le pietre sono originali, sono del 1600, il lavatoio è del 1600, invece tutta la copertura la copertura è stata rifatta, ma è stato state mantenute Marianna le travature. La copertura è stata sostituita sulla mia copertura, il coperto, le colonne e tutta la parte delle travi. È tutto originale dell'Ottocento e
performance, poi illuminare il monumento, diciamo un'illuminazione architettonica per far insegnare anche la sera, e poi possono essere orientati, sono orientati per illuminare gli spazi che verranno aggiunti qualche volta dove le... Quindi 5 si accendono per il tradizionale e l'architetto servono per aggiungare qualche volta la potenza della luce. Devo dire che il colpo d'occhio la sera su questa via è molto bello. Se mi capita di passare la sera, vedete, perché ha cambiato completamente questa via, che secondo me è una delle vie più belle di Poggio a Mirterme, è la via di accesso alla via di Francesco, quindi i pellegrini che passano, passano qua, quindi, come diceva Franca, speriamo che questa struttura sia un punto di partenza per il recupero di questa via, perché merita. Io penso che io mi sento onorato di partecipare a questa liturgia, diciamo, che secondo me ha un valore essenziale, esistenziale, molto importante. Io lo chiamerei questa la festa della tradizione. Un grande padre della Chiesa, San Cipriano, c'è tutto un trattato sulla forza della tradizione. Perché festeggiare la tradizione, riconoscere la tradizione, amare la tradizione, riscoprire il passato, costituisce per ogni uomo e per ogni popolo il presente e il futuro. Un popolo senza passato è destinato a morire. Il ricordo di questo, dei lavori che sono stati fatti. Persona tra le persone, questa è la frase che abbiamo concordato con Franca, che ha voluto che fosse qui incisa e che rimarrà sempre con il significato che Franca ha veramente. Signori, grazie a tutti per la partecipazione.